Il sindaco Peppino Ranalli ha fatto propria una mozione presentata dal consigliere di Pronti per Cambiare, Valerio Giannandrea, per l'istituzione di un gruppo di lavoro per giungere ad un progetto di riqualificazione del centro storico che prevede l'individuazione delle linee guida e la successiva condivisione con cittadini e categorie interessate. Nell'ultima fase dovrà esserci l'attuazione per gradi di quanto è stato stabilito. Prima però si dovranno realizzare nuovi parcheggi, rimodulare la ZTL e promuovere eventi all'interno delle mura antiche cittadine, per poi passare ad una graduale pedonalizzazione non in tutto il centro storico ma in alcune aree. Un progetto ad ampio raggio proiettato verso Sulmona 2025. I primi passi dovrebbero essere mossi dalla prossima settimana, ma il percorso sarà lungo, tant'è che proprio dai banchi della maggioranza Enea Diani ha fatto notare che sarebbero invece necessarie azioni più repentine con maggiori controlli da parte della Polizia Municipale, perché il centro storico, ha detto, è abbandonato a se stesso dall'incuria di noi amministratori. Critiche arrivano dal capogruppo di Forza Italia Luigi La Civita, che ritiene la proposta di Giannandrea scoordinata e carente dal punto di vista dell'impostazione amministrativa. Preoccupa, afferma La Civita, come a quasi 2 anni di mandato del sindaco Ranalli, il gruppo Pronti per Cambiare tenti di smarcarsi facendo nuove enunciazioni, proponendo tavoli di lavoro tipici della sinistra che, come al solito, non approderanno a nulla di concreto. Per Luigi La Civita bisognerebbe invece agire con azioni immediate, dando risposta alle partite IVA del centro storico. Altro che Sulmona 2025, avverte l'esponente dell'opposizione, secondo cui gli scenari tratteggiati da Valerio Giannandrea possono essere raccolti solo all'interno di un documento di indirizzo da porre come base per la redazione del piano di recupero e riqualificazione del centro storico, previsto tra l'altro dalla legge regionale urbanistica, fa notare La Civita, che sull'argomento parla di una maggioranza che oggi ha mostrato nei suoi interventi visioni e idee contrastanti. È mancato, conclude, il riferimento alle fonti di finanziamento, e questo ci fa capire che riprendere il 2015 in continuità con il 2014 lo sbandamento dell'amministrazione Ranalli. Dal canto suo Giannandrea mira ad arrivare ad una proposta condivisa attraverso il gruppo di lavoro che dovrà coinvolgere le associazioni di categoria e i vari portatori di interesse, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, sia di maggioranza che di minoranza.